Primarie del centro-sinistra. Ambrosoli è il candidato per la Lombardia. Palazzetto, tutto fermo, tutto tace. Vediamo a che punto sono i lavori. Sport, basket, la Pallacanestro Cantù si concentra sul campionato. Volley, in Sardegna, prima sconfitta per la Cassa Rurale. Buongiorno e ben ritrovati. A Cantù e in provincia di Como vince le primarie del centro-sinistra l'avvocato Umberto Ambrosoli. Sarà lui il candidato alle prossime elezioni per la guida del Pirellone. A livello regionale Ambrosoli ha ottenuto il 58% delle preferenze. Tutto fermo, tutto tace per il nuovo palazzetto. Ricordiamo che il nuovo impianto dovrebbe essere pronto per la prossima primavera. Vi mostriamo le immagini di come si presenta oggi l'area in cui dovrà sorgere questo mega impianto. È il momento dello sport con Ginevra Tagliaferri. Ben ritrovati con il nostro appuntamento sportivo. Apriamo con il basket. La Pallacanestro Cantù, archiviata l'avventura in Eurolega, si concentra sul campionato e sulla prossima partita con Montegranaro. Intanto, nell'affascinante castello di Carimate si è svolta la festa di Natale alla presenza di tutto lo staff societario. Tra gli ospiti, il presidente regionale del CONI, Pierluigi Marzolati, l'onorevole Nicola Molteni, il sindaco Claudio Bizzozzero e l'ex presidente della Pallacanestro, Francesco Corrado. In settimana invece potrebbe esserci la presentazione del nuovo giocatore che è andato a francare Tabu. Nel volley invece prima sconfitta della Cassa Rurale in Sardegna. Che quella di Sant'Antioco fosse una trasferta ostica lo si sapeva già. Gli isolani con l'acquisto del cubano Michael Cardona sono diventati una delle maggiori forze del campionato. 3-1 il punteggio finale. Nonostante la sconfitta i canturini rimangono al primo posto solitario in classifica. Ed è tutto, adesso appuntamento con il meteo. Buongiorno a tutti. L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo abbastanza soleggiato. Venerdì invece ci sarà un peggioramento che porterà piogge e temperature in rialzo. Per il weekend tornerà il sole, con qualche annuvolamento nelle ore centrali della giornata. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, mentre le minime tra meno 3 e 0 gradi. Agli appuntamenti. Lunedì 17 dicembre alle ore 20:45 al centro civico di Vidizzolo, presentazione del libro Porto Franco di Francesco Forgione, professore studioso dei fenomeni mafiosi che quotidianamente combatte con grande tenacia. A Teatro San Teodoro di Cantù, giovedì 20 dicembre alle ore 19, anteprima del film A Man Finds a Schilder, It Falls Apart di Riccardo Beretta. Artista visivo che vive e lavora tra Italia e Germania. Venerdì 21 dicembre alle ore 21 al Teatro Fumagalli di Vidizzolo, concerto gospel organizzato dalla Avis di Cantù con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune. L'ingresso sarà libero. A Cermenate, sabato 22 dicembre alle ore 21, nella palestra di Via Montale, concerto natalizio a cura del corpo Giacomo Cucini di Cermenate. Grazie per averci seguito e buona settimana a tutti!